Ciao a tutti, sono Bomb 777, benvenuti nel Neymar economico. Le cose da dire sono sempre quelle, ovvero di commentare qua sotto scrivendo un altro giocatore abbastanza costoso che voi vorreste vedere per il prossimo episodio nella controparte economica. In più vi chiedo come sempre di mettere mi piace, commentare, scrivervi, ma che ne so, tutte quelle robe lì. Io vi ripeto ancora anche stavolta di passare su Instagram, di seguirmi su Instagram perché lo uso tanto, quindi boh, se vi va seguitemi pure lì. Quanto è bello autospammarsi. Comunque, il Neymar economico è Nani. Lo so che tante volte qualcuno dice: ma che dici, bomb di merda, sei un coglione perché questi due non c'entrano niente. Lo so, e so che certe volte potrebbe non sembrare. Io ovviamente i giocatori li provo sempre, però magari a primo impatto qualcuno potrebbe dire che sembra diverso, ma è anche giusto. Però vi chiedo, se dovete dirlo, ditelo senza offendere. Comunque, passiamo alle statistiche. Neymar 90 di velocità, Nani 84. Dribbling invece 92 di Neymar contro l'86 di Nani. Quindi siamo più o meno lì, cioè, entrambi buon dribbling e velocità, equilibrati tra di loro in un certo modo. Tiro 80 e 79, difesa 30 e 24, passaggio 72 e 82 di Nani, che addirittura 10 in più, fisico invece 58 contro 65. Possiamo vedere che Nani è un giocatore molto più fisico, con più passaggio, e questo secondo me è anche per la sua posizione, perché lui non è una S come Neymar, lui è un ES. È più arretrato, quindi il passaggio da sfruttare maggiormente. Adesso passiamo un attimo alle statistiche in game. Le statistiche totali che sono 1977 per Neymar e 1929 per Nani. Quindi non siamo lontanissimi. Ci sono state volte dove c'era il distacco molto 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 più grosso. Mi ricordo volte dove addirittura di 200. Qua il distacco è di quant'è? Circa 50. Sì, neanche 50. Comunque mettiamo un attimo da parte Nani. Andiamo a vedere le migliori statistiche di Neymar. Troviamo 92 di agilità, il 90 di controllo palla, il 94 di dribbling, 87 di posizionamento, finalizzazione buona, statistiche di passaggio non buonissime, però stamina 86 nel fisico. Ecco, tante di Nani sono simili, come ad esempio l'agilità, che è 92 pure a lui, buone reazioni, controllo palla 86, quindi anche lui controllo palla, dribbling 87, quindi pure a lui. Però non ha posizionamento, finalizzazione proprio come Neymar, perché se Neymar ha due statistiche nel tiro che sono basse e sono potenza tiro e long shot, Nani le ha più alte. Si compensano, sì, perché ha 15 in più, sì, più o meno. Però comunque Neymar ha una cosa importante, che sono le mosse abilità. 5 stelle mosse abilità, proprio come Nani, perché anche lui ha 5 stelle mosse abilità. Neymar ha 5 mosse abilità e 5 piede debole, invece Nani 5 mosse abilità e 4 piede debole. Vabbè, va bene. Entrambi sono destri, e invece il prezzo. Per il prezzo di Nani è nella fascia tra i 700 e i 10.000 crediti, quello di Neymar invece tra i 37.500 e i 700.000. Ma anche i 750.000 su PlayStation. Vabbè, buono, eh? Adesso state vedendo i miei pro, i miei contro e il mio voto finale sulla carta. Fatemi sapere se magari qualcuno ha provato Nani, o fatemi sapere se qualcuno pensa che Neymar sia, il Neymar economico sia un altro giocatore. E se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al mio canale e commenta da bomb. 777 è tutto. Ciao a tutti.